Finisce 1-1 la sfida tra Olbia e Nuorese, terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, due rigori, il vantaggio per l'Olbia con Mastino, il pareggio alla fine del primo tempo con Daniele Bianco. Una partita non esaltante, non certo straordinaria per i cultori del bel calcio, ma molto molto combattuta, e d'altronde metteva in palio punti pesanti per la classifica delle due squadre. L'Olbia è alla terza partita senza vittorie, la Nuorese torna a far punti dopo la sconfitta contro il Grosseto. Andiamo a vedere le immagini del match, poi a sentire il mister dell'Olbia Mignani e il portiere tra i migliori in campo della formazione gallurese, Werther Carboni. Nell'Olbia il tridente offensivo è formato da Aloia, Caboni e Mastinu, la Nuorese risponde con Alonzi supportato da Del Sole, Veracchi e Tupponi, mediana per i barbaricini c'è Fall con Capitan Bianchi, l'Olbia risponde con il debutto di Simone Pinna, terzino destro appena arrivato dalla primavera del Cagliari, vivaio Cagliari anche per Werther Carboni, il portiere che timbra la sua prima presenza con la maglia dei galluresi. Le prime fasi del match sono di studio e la Nuorese a gestire maggiormente il pallone, a farlo girare da dietro, non ci sono però grossi pericoli fino al settimo minuto. Prima sortita della Nuorese con un calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Veracchi, palla che però poi viene messa fuori dall'Olbia, c'è anche un fallo in attacco a far respirare i galluresi. Sanguinosa palla persa a metà campo dall'Olbia, ne nasce una verticalizzazione improvvisa che permette ad Alonzi di impensierire Carboni, molto bravo nel tuffarsi sulla sua sinistra. Prima azione dell'Olbia da calcio d'angolo, palla che danza pericolosamente dalle parti di Frasca, il tiro poi dal limite dell'aria è troppo debole per impensierire l'ex portiere del Sora. L'Olbia però continua a premere, riesce a imbastire un'azione per vie centrali, la palla poi servita sulla destra a Steri che mette in mezzo un cross molto interessante, la palla arriva in un secondo momento sul piede di Mastino, sinistro che incoccia sul braccio di Daniele Bianchi, per l'arbitro è calcio di rigore. Proteste timide da parte della Nuorese, l'arbitro però non torna sui suoi passi e dunque l'Olbia ha la possibilità dal dischetto con Mastino di sbloccare la situazione. Il numero 11 si incarica dunque di battere il calcio di rigore una settimana dopo la partita di Castiadas, dove i tiri dal dischetto erano stati fatali per l'Olbia per subire la clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3. Il sinistro di Mastino trova Frasca pronto ma non abbastanza per impedire l'1-0 dei galluresi al quarto d'ora. La Nuorese reagisce con un sinistro dal limite di Daniele Bianchi, tiro sporco in bagher pallavolistico, Carboni riesce a disimpegnarsi. L'Olbia prova a uscire dalla sua area, lo fa con un rilancio lungo che trova Messina, difensore della Nuorese, non pronto, il suo fallo determina il primo giallo della partita. Punizione ancora dalla tre quarti, ne nasce un'altra mischia, la palla danza al limite dell'aria, alla fine arriva sul sinistro di Daniele Bianchi che da posizione defilata manda direttamente la palla in curva. È la Nuorese a fare la partita nella parte centrale anche perché deve cercare il pareggio, lancio in verticale a cercare Alonzi, De Angeli nel duello diretto anticipa l'attaccante ma commette fallo di mano, per l'arbitro è calcio di rigore. Proteste da parte dell'Olbia, ma l'arbitro non cambierà la sua decisione. Lungo conciliabolo tra arbitro e assistente, passano secondi di attesa, ma non cambierà la decisione. Arriverà dunque il calcio di rigore che verrà battuto da Daniele Bianchi. Dischetto Bianchi contro Carboni, il destro del capitano della Nuorese incrociato, Carboni intuisce, tocca, ma la palla termina comunque in rete. 1-1 tra Olbia e Nuorese al 37esimo del primo tempo. Al decimo minuto la prima azione pericolosa della ripresa, Veracchi ruba palla a Negre, anche non è perfetto nel controllo e in disimpegno, Veracchi si invola verso Carboni, il sinistro termina largo.
Risponde l'Olbia al 20° della ripresa, palla per Pin in area piccola, il terzino però non riesce né a calciare né a mettere in mezzo. Ci prova Gallo, ottima partita la sua, il sinistro però dal limite dell'area è Sbilenco e la palla termina molto lontana dalla porta di Frasca. A un minuto dalla fine del tempo regolamentare arriva la clamorosa occasione per l'Olbia. L'apertura sulla destra per Pinna è ottima, il cross col contagiri da parte del numero 2 trova puntuale Formuso all'appuntamento col colpo di testa che però termina clamorosamente alto. L'ultima chance per la nuorese, Sumaré sulla destra vince un paio di duelli fisici al limite dell'aria, il suo destro è altissimo, termina in braccio i tifosi della nuorese. Mister Mignani, una partita contro la nuorese magari non tanto spettacolare, però quali risposte arrivano da questa sfida casalinga che comunque porta a un punto che si dice fa classifica? Sicuramente non è stata una partita spettacolare, le risposte che quelle che mi aspettavo, che è un campionato equilibrato, che le squadre davanti comunque davanti a noi hanno dei valori, che noi dobbiamo lavorare molto per cercare di imboccare la strada giusta. Quali sono gli aspetti dove lavorare? Tutti gli aspetti. Abbiamo preso una situazione, un rigore in una situazione dove non dovevamo prendere, dobbiamo sicuramente cercare di gestire meglio la palla e sicuramente cercare di creare più occasioni da gol. Si è parlato molto nelle ultime settimane un po' del calo dell'Olbia, no? Dopo magari una partenza sprint. Stavolta è sembrato che l'Olbia gestisse un pochino meglio, nel finale avete avuto anche la grande palla gol per portare a casa i 3 punti. Allora, rispetto alla partita della settimana scorsa abbiamo fatto meno bene sotto l'aspetto delle geometrie, ma comunque a livello fisico abbiamo retto meglio 90 minuti. Un pochino di pressione dal fatto di trovarsi in un progetto tanto ambizioso come quello dell'Olbia? Ma chi fa il mio mestiere e chi vuole provare a fare l'allenatore di un certo livello deve riuscire a reggere queste pressioni. So che la società è ambiziosa, con la società mi confronto quotidianamente, so che si aspettano molto, ma come mi aspetto molto anch'io da questa squadra. Werther Carboni debutta con la maglia dell'Olbia, a dire un'ottima prestazione. No, sì, sono contento per la prestazione personale, diciamo un po' meno per il risultato, perché noi siamo una squadra ambiziosa, molto ambiziosa e vuole arrivare in alto quest'anno e raggiungere la Lega Pro. Solo un'uscita, solo una parata non semplicissima su quel tiro alla distanza, per il resto tante uscite basse, tante situazioni sbrogliate con grande personalità. Sì, diciamo che non ho fatto grandi parate nei 7,20 m della porta, però ho fatto una parata lì sul diagonale che non era né difficile né facile, poi molte uscite basse, sì, un'uscita alta là tranquilla, diciamo, dai. Quanta contentezza c'è di essere tornato, diciamo, a calcare i campi, insomma, e la speranza di trovare campo con continuità adesso? No, questo è stato, come mi ha chiamato il presidente, io sono stato subito dell'idea di venire qua perché ho detto almeno ritrovo continuità, gioco con una squadra della mia Sardegna, perché il sardo vuole sempre tornare a casa sua. E oggi aver giocato qui davanti al mio pubblico, c'erano anche i miei genitori e tutti in tribuna, è stata una bella emozione. E magari il sogno di trovare la Lega Pro con l'Olbia. Quello è il sogno, quello è il mio obiettivo, è salire con questa squadra e raggiungere obiettivi importanti con questa squadra.